Dal Vangelo secondo Giovanni. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù. Poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in lui. Abbiamo iniziato la Settimana Santa. Gesù, prima di entrare a Gerusalemme, passa a trovare i suoi amici, proprio alle porte della città. Il racconto di Betania, una cena, la gioia dell'amicizia arricchita dalla presenza di Lazzaro, che grazie alla parola di Gesù aveva ritrovato la vita. Tutti intuiscono che cosa succederà. A Betania, infatti, comincia l'itinerario che porterà Gesù alla passione e alla morte. In questa scena, due sguardi si posano su di lui. Lo sguardo di Maria, colei che ha scelto la parte migliore, e lo sguardo di Giuda, che ha scelto il potere e l'avere. Uno sguardo generoso e uno traditore, la casta libertà di Maria e il falso perbenismo di Giuda. La logica dell'amore senza misura si scontra con quella del tornaconto. Maria ha scelto Gesù solo, al di sopra di tutto. Il suo è un amore senza calcoli umani. Giuda, invece, mette il valore commerciale, l'economia del possesso, al di sopra di Gesù. Maria è il vero discepolo che riconosce che Gesù vale di più di tutto l'oro del mondo, più di ogni altra cosa e persona. Giuda, al contrario, giudica Gesù secondo le categorie del denaro e del successo. Maria spreca del nardo, ne cosparge i piedi di Gesù. Il nardo è un profumo preziosissimo, 300 denari, quasi il salario di un anno, 300 giornate di lavoro. La generosità di questa donna sovrastra completamente i 30 pezzi d'argento dati a Giuda per conoscere il luogo in cui Gesù si radunava con i discepoli. Il tradimento del discepolo vale un decimo, un nulla, rispetto all'amore di Maria, incalcolabile. La donna si pone ai piedi di Gesù, gli profuma i piedi, li asciuga con i suoi capelli. Il Maestro farà qualcosa di simile tra pochissimi giorni, durante l'ultima cena. Si china ai piedi dei suoi discepoli per una lavanda d'amore. E il profumo si spande. Tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. A 6 giorni dalla pienezza dell'amore donato, il Vangelo di oggi ci prepara il compimento della sinfonia, come recita il Cantico dei Cantici: «Mentre il re è nel suo recinto, il mio nardo spande il suo profumo». Questo profumo esprime quello che avverrà nella passione di Gesù, quando il suo sangue verrà versato come nardo preziosissimo, il suo corpo sparso in sacrificio.